Finalmente abbiamo presentato il simbolo di Rivoluzione a Siracusa. È la nostra storia, è la storia che ci ha accompagnato in questi mesi per la formazione di Rivoluzione a Siracusa. La candidatura con il nome in alto, la candidatura a sindaco, la mia candidatura a sindaco con il nome in alto, lo slogan è il nome della lista, Rivoluzione a Siracusa appunto, i due simboli che la compongono è quello dei comunisti italiani e quello dei Verdi e il quarto stato di Antonio Ingroia. È una lista che si candida ad essere il primo partito di sinistra, ma che non chiude la porta ad altre alleanze, ad altri movimenti civici, perché appunto crediamo di poter essere un polo attrattivo dagli alti valori etici e morali. Tant'è vero che i primi segnali verranno immediatamente dati sulla appunto, realizzazione del sito internet, dove ho chiesto ai grafici di impostare un box in alto a destra, un panel, come si usa dire, nel quale verranno inseriti le spese sostenute e i contributi ricevuti. Crediamo che in un momento di crisi come questo, spendere soldi per la campagna elettorale è un di più, non ha senso, è una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini. Chiediamo anche che chi andrà a candidarsi a sindaco dovrà essere supportato da liste composte da gente con un alto valore morale. Crediamo che il Consiglio Comunale di Siracusa debba innalzarsi finalmente al ruolo che gli compete e quindi chiediamo che perlomeno per decenza i candidati al Consiglio Comunale, così come si suppone i sindaci, non abbiano procedimenti penali in corso o insomma, siano veramente delle persone per bene e siano delle persone per bene in tutte le liste, non soltanto in qualche lista. In quanto non è carino e non è gradevole impostare una campagna elettorale su chi è più per bene e chi è meno per bene.